37esima edizione del premio Marengo Doc. Questa mattina si stanno svolgendo le finali, le selezioni finali dei vini che hanno ottenuto e superato gli 85 centesimi. In questa mattinata usciranno i vini migliori. I vini sono già stati serviti, però un po' passeremo alla degustazione. Abbiamo un collega della Repubblica Ceca, abbiamo Monica Rossetti, un'enologa brasiliana, di origine brasiliana, che opera in Italia e in Brasile. Sullo sfondo Davide Canino, un organizzatore. Ecco la presentazione del Presidente. Avevamo 91 aziende, complessivamente 296 vini, 16 aromatici, 102 bianchi, 174 rossi e 4 spumanti. Abbiamo già fatto la prima selezione con le varie commissioni, vi sono rimasti 18 vini, di cui dobbiamo estrarne 21 vini pari merito con 88 punti. Quindi dei 28 vini dobbiamo tirarne fuori 12 e quindi la logica potrebbe essere quella di assaggiarli uno per uno, poi il coordinatore chiederà alla fine degli assaggi, voi vi prenderete gli appunti, alla fine degli assaggi chiederà di dare giudizio vino per vino. Ovviamente siete 15 e selezioneremo così i 12 vini che passeranno alla selezione. Dopodiché si procederà alla divisione tra i vari settori, cioè bianchi, rossi, aromatici e spumanti, e sceglieremo il primo delle quattro sezioni per rimanere.